29/07/2024, buongiorno con energia giornaliera. Buongiorno. Di cosa potrebbe parlare questa giornata piena di sole? Non per puro caso ho detto giornata piena di sole. Sì, estate, fa caldo, c'è il sole, ma perché in positivo abbiamo energia numero 19, il nostro sole. Energia dell'abbondanza, della ricchezza, del calore. Il sole o ti riscalda o ti brucia, non c'è una via di mezzo. Infatti, visto che questa giornata sarà piena di energia, ottimo indirizzare questa energia nella maniera un po' più costruttiva, è come se fosse dei programmare la tua giornata, altrimenti c'è la possibilità di essere fissati, fissazioni verso qualche persona, fissazione verso un qualcosa, insomma, perché in negativo abbiamo energia numero 15, il diavolo. Il diavolo parla sempre delle nostre dipendenze, soprattutto se stai in negativo, quindi una persona potrebbe oggi fissarsi e bruciarsi da dentro, tipo fissazioni su qualche dipendenza, tipo abusare delle pratiche sessuali può portarvi malattie degli organi genitali e questo potrebbe veramente aggravare la vostra situazione. Quindi oggi meglio essere attenti in ogni caso. Però ottima giornata per chi vuole avere dei figli, ottima giornata per iniziare un nuovo progetto, iniziare un nuovo rapporto, iniziare una nuova tappa della vostra vita, solo che nostre azioni devono essere molto costruttivi, non devono essere nostre fissazioni. Abbiamo compito karmico che parla di tradimenti in famiglia e tradimenti di qualsiasi genere, ciò che vuol dire che oggi cercate di essere bilanciati, giusti con voi, ma anche giusti con gli altri, altrimenti uno riceve un bel boomerang. Insomma, la giornata deve essere ben costruita, cercate di fare più cose, ma concrete.